da Gino Stufano questa mattina, 5 settembre 2012, ad una nuova edizione del TG Web. Quest'oggi parleremo di una situazione che va avanti da un po' di tempo e precisamente della eh, costruzione di un bagno pubblico eh, su Piazza Capitaneo che eh, possa eh, essere esigente quanto prima da, da quanto si apprende da, dai cittadini di Palese. Bene, eh, come prima notizia io passo subito a comunicarla e, e ve la commento così. Bagno pubblico in piazza, bisogno urgente per i palesini. In largo capitaneo, il più antico luogo di ritrovo, urgono i servizi igienici soprattutto per le persone anziane. Palese. Un bagno pubblico in piazza Capitano è quanto chiedono molti cittadini che si, da, che si trattengono spesso nella più antica piazza di Palese all'amministrazione comunale di Bari. L'esigenza ormai è improca, improcrastinabile tenuto conto che questa piazza dalla mattina alla sera è diventata punto di riferimento per centinaia di palesini adulti e eh, ragazzini che si trattengono nel giardino, che d'estate ed d'inverno, si trattengono lì per trovare eh, refrigerio all'ombra de all dei pini secolari, oppure per riposarsi o trascorrere qualche ora in piacevoli conversazioni o giocando a una partita a carte. La presenza di un punto di ristoro ha stimolato ancora di più la gente a trattenersi nel giardino che per gustare un, un, una granita, il classico gelato o un uh, panino. Insomma, c'è una c'è un gran viavai via vai di gente e i servizi igienici pubblici sarebbero utili per soddisfare i normali fabbisogni della gente, soprattutto dalle persone anziane. Il punto è che ci si arrangia come si può. Non è bello, afferma un frequentatore della piazza, che la gente sia costretta a urinare nei terreni circostanti la piazza. In occasione di manifestazioni e piccoli spettacoli, i residenti fanno eh, notare che eh, gli artisti, costretti a trattenersi molte ore, sono stati costretti a soddisfare gli impellenti bisogni fisiologici nascondendosi negli angoli e vicino agli alberi. I residenti non gradiscono questo spettacolo e puntano il dito contro l'amministrazione comunale che, nonostante le lamentele degli anni passati, avrebbe ignorato il problema senza pensare a porre provvedimenti. In questo caso, si rimprovera l'istituzione locale di aver pensato solo all'installazione di bagnotti sul Lungomare e, no, e non su Piazza Capitano, che è un luogo di aggregazione molto frequentato da grandi e da piccini. La cosa più vergognosa è, secondo molti cittadini, aver trasformato il secolare palmento di Papa Piccolo nell'orinatorio nell più gettonato nella zona. Si parla da tanto tempo del progetto di riqualificazione di Piazza Capitanio e si spera che qualche grande progettista del Comune di Bari abbia pensato a prevedere un bagno pubblico in zona per soddisfare i bisogni fisiologici della gente e per non rischiare di fare l'ennesima brutta figura. Come pure si spera che dopo l'approvazione del piano di lottizzazione numero 187-2007, concernente un'area tipizzata nel vigente PRG a zona di rinnovamento urbano B7, ubicata nella frazione di Parise, e compresa fra Corso Vittorio Emanuele, Piazza Capitano e Via del Turco, l'impresa Domus Ottima Mantenga fede all'impegno sottoscritto nei riguardi del Comune di Bari per la cessione del palmento di Papa Piccolo alla comunità locale. Per questo i cittadini invitano il presidente della circoscrizione di Liso e di consiglieri a vigilare sul mantenimento dell'impegno ad evitare sgradite sorprese in corso d'opera. Per il problema bagno pubblico alcuni anziani ricordano con nostalgia ai tempi in cui c'erano i famosi Vespasiani strategicamente piazzati nei vari punti del territorio, mentre oggi l'unica alternativa resta il lato nascosto dei cassonetti in mancanza dell'assenso dei gestori del bar ad usufruire del loro bagno interno. È civile tutto questo, si chiedono i cittadini, mentre sollecitano circoscrizione comune a provvedere. Un dato statistico a Palese, il quartiere più densamente popolato della prima circoscrizione, esistono un bagno pubblico nei giardini dell'edificio scolastico Duca d'Aosta, due bagnotti chimici sul lungomare, troppo poco per soddisfare tante esigenze. Ebbene, questa era la notizia che è stata pubblicata dal quotidiano Barisera lunedì 27 agosto 2012. E... Passiamo alla prossima notizia eh, riguarda eh, una notizia di cronaca che è avvenuta a Palese nella giornata di martedì 28 agosto 2012 e eh, vi leggo subito quanto pubblicato sempre dal quotidiano Baricera. Palese, soccorre anziana e viene rapinato. Singolare episodio ieri pomeriggio in via Priolo. Un settantenne Modugnese assiste a uno scippo e mentre presta aiuto alla pensionata aggredita, gli stessi malviventi gli strappano una collanina d'oro. Passo all'articolo. Bari. Interviene per soccorrere una pensionata appena scippata e viene rapinata dagli stessi malviventi. Sa tanto di beffa. La disavventura capitata ieri pomeriggio è. Eh, e... A un settantenne modugnese che si trovava a Palese, poco prima delle 17 in via Priolo, un 78enne barese aveva, aveva, scusate, stava rincasando con alcuni parenti quando è stata aggredita da due malviventi dell'apparente età di 17-18 anni in sella a uno scooter scuro. La coppia di ragazzini ha tentato di strapparle la catenina d'oro che portava al collo, ma senza riuscirci, per la reazione dell'anziana e di alcuni parenti. Nel parabiglia la colonnina è caduta per terra. Un settantenne di Modugno, che aveva assistito alla scena, è intervenuto in soccorso dell'anziana donna. A questo punto i due delinquenti, uno con una maglia bianca e l'altra nera, hanno spostato le loro attenzioni su di lui e, dopo averlo spintonato contro un'auto in sosta, gli hanno strappato la collanina in oro e sono fuggiti nelle stradine limitrofe. Gli agenti delle volanti sono intervenuti per un tentato scippo ai danni di una 78enne ai danni di una 78enne barese e una rapina consumata ai danni di un cittadino residente in Modugno di anni 70 sul posto è intervenuto un avvolante della questura che ha compiuto una battuta nella zona di Palese a caccia degli scippatori ma dei malviventi ormai si era persa ogni traccia bene ed eccoci qui per la seconda parte del TG Web del 5 Uh, settembre 2012 a cura di Luigi Stufano di Bari News TV, Palese, Bari. Siamo giunti alle notizie delle cronache di quartiere in riguardo all'aeroporto di Bari, Palese. Aeroporto inquinamento da rumore senza controllo, la società ADPL non ha ancora fatto la zonizzazione acustica. Carlo Cirasola Port, pone la questione per la salute dei cittadini palese, ma siamo sicuri che gli enti preposti facciano il loro dovere in materia di controlli e prevenzione? È la domanda che si pone Carlo Cirasola del Movimento Schittulli a nome e per conto di tanti cittadini della prima circoscrizione di Palese Santo Spirito. Il Comitato Economico e Sociale Europeo della UE afferma Cirasola in merito al pacchetto Aeroporti e la politica aeroportuale nell'Unione europea, ha raccomandato che in tutti gli aeroporti principali dovrebbero essere pubblicati i risultati dei monitoraggi dei livelli di rumore e di inquinamento. Aeroporti di Puglia, nel merito, dopo tanti anni di latitanza da dicembre 2009 con il contagocce e in maniera discontinua snocciola dati sul rumore. Attualmente per quanto riguarda le medie mensili dell'indice IVA, livello di valutazione aeroportuale per ogni stazione del sistema siamo fermi da marzo 2012, mentre per le medite, medie annuali dell'indice IVA per ogni stazione del sistema siamo fermi all'anno 2010, aeroporti di Puglia. Affidato ad una società privata, la Sote, SOFEC. Chiedo scusa al pubblico SOTEC SRL di Galarate le misurazioni a cui accedono via web sia i tecnici per la gestione del sistema ADP e SOTEC, sia gli utenti ARPA Puglia che controllano i dati normalizzati e interrogano il sistema sulle correlazioni evento acustico. Origine Aeronautica, i dati normalizzati e certificati sono disponibili al pubblico sul server web di Aeroporti di Puglia. Perché si chiede Cirasola i rilievi non vengono fatti dall'ARPA, che fra l'altro è un ente pubblico? Perché i dati, seppure parzialmente non vengono pubblicizzati sui mass media. Visto che non tutti i cittadini hanno accesso ad internet e non tutti sono a conoscenza del, del server web di ADP, l'ADP afferma l'esponente politico come Tante altre società aeroportuali italiane da tempo avrebbero dovuto fare un'operazione che si chiama zonizzazione acustica, ossia stabilire quali sono i livelli di rumore intorno all'aeroporto generati dal traffico aereo e qui ADP e compagnie di merenda del comune di. Bari che per la zonizzazione acustica latita dal molto tempo, la zonizzazione acustica per meglio dire la classificazione, la classificazione chiedo scusa Acustica del territorio è il risultato della suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche omogenee è un documento tecnico politico di governo del territorio in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione, di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. Per questo motivo la zonizzazione acustica non può prescindere dal PRG PUG il quale costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio. È pertanto fondamentale che venga coordinata con il PRG anche come sua parte integrante e qualificante e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i comuni devono dotarsi, quale il piano urbano del traffico PUT. Se per il rumore si fa poco continua a sola per il gravissimo problema dell'inquinamento chimico e fisico non si è fatto e non si fa nulla. Fa riferimento all'inquinamento chimico, l'inquinamento dell'aria, l'odore terribile di kerosene che molto spesso arriva nelle case. Alle volte non si possono aprire nemmeno le finestre oltre che per il rumore, anche perché entrano delle ventate profumate di combustibile che gli aerei emettono durante il volo e l'atterraggio all'aeroporto di Bari Palese. Perché ovviamente liberano anche molti idrocarburi incombustibili che noi respiriamo, sostanze terribili e nocive che possono aggravare anche la morte di una vita umana. Le agenzie per l'ambiente sostengono che gli aerei in fase di decollo, rullaggio e atterraggio emettono ossido di azoto e grandi quantità di anidride carbonica e soprattutto grosse quantità di PM10. Le, no, chiedo scusa, le famigerate polveri sottili, molto citt molti cittadini, soprattutto di Palese, per questo si interrogano da tempo sugli effetti delle delle etteri degli inquinanti acustici e chimici sulla loro salute. Nessuno degli enti interessati al problema ha mai fornito pubblicamente i dati ufficiali. Silenzio da parte della ADP, ma anche silenzio del suo azionista di maggioranza, la Regione Puglia, anche Dall'Arba, è anche dall'ARPA e dall'assessorato all'ambiente del comune di Bari e del comune di Bitonto non sembra che finora siano arrivate notizie. Per il controllo dell'inquinamento, il comune di Bari ha installato diverse centraline nella città per rilevare gli inquinanti chimici e fisici. E allora, come mai non si è stata mai installata? Nessuna centralina nei dintorni dell'aeroporto di Bari Palese. Questo non è una normale e né tantomeno legale afferma Cirasola che invoca l'installazione di centraline per l'inquinamento chimico-fisico per conoscere lo stato dell'ambiente in cui vivono. Fa riferimento come esempio ad uno studio epidemiologico realizzato da strutture pubbliche per studiare gli effetti del rumore sulla salute della popolazione residente in prossimità dell'aeroporto di Roma Ciampino. Il rumore infatti è stato accertato è causa di irritabilità, ca carenza di eh, sono, stanchezza e come fattore influente sull'incidenza di patologie quali l'ipertensione e gli inquinanti chimico-fisici che effetti producono possono aver causato o causare un aumento dei eh, tumori ai residenti nella zona. Per questo Cirasola invita la circoscrizione e gli enti pubblici ad interessarsi del caso alla problematica per dare risposte esaustive ai cittadini che ne hanno diritto e bisogno per la loro Ebbene. vita umana. e abbiamo concluso qui le notizie di oggi 5 settembre 2012 dagli studi di Bari News TV via Gino Priolo 11 palese in Bari a cura di Luigi Stufano commento di Nick Reale nella seconda parte e commento di Gino Stufano nella prima parte a risentirci e arrivederci ad una prossima Prossima edizione con il TG Web di Bari News TV.